ragazzi e bentornati da Mike Show Show con una puntata dal titolo Holiday. Ragazzi, siamo alle Maldive, è un'altra tappa del nostro viaggio di nozze. Come sapete la prima è stata in Thailandia, forse avrete visto la puntata di Food Vlogger, ma ragazzi qui adesso ci siamo venuti a rilassare, è un posto veramente, è un paradiso. E raga, il viaggio ce l'hanno regalato. Sì, infatti ragazzi, ringraziamo tutti quelli che ci hanno regalato grazie il viaggio di nozze. Ma anzi, io vi voglio portare insieme a me, cioè in questa cosa, perché è assurda, è una cosa non ordinaria chiaramente, e ve la voglio mostrare. Ma adesso vi faccio vedere la stanza, perché questa ragazzi è super lusso, 5 stelle, noi abbiamo proprio la stanza top, perché appunto diamo in viaggio di nozze, e in più, essendo honeymooners, yes, no? Ci regalano robe così a cavolo, ragazzi, veramente ci stanno a spammare roba. Quindi Ambra, con le sue grandi riprese adesso, vi mostrerà la stanza. Ok ragazzi, ci siamo, intanto non mi vedete tutto sudato, messo male, ma purtroppo è faldissimo. Comunque l'abbiamo già usata. Allora, questa è l'entrata, come potete vedere. Qua ci hanno regalato un po' di roba, quindi frutta, lo champagne, che noi ovviamente non beviamo, perché poi qui abbiamo tutta una grande selezione di robe, ok? Di robe da bere. Poi questa è una cosa che mi piace, però Ambra, purtroppo ragazzi, la Thailandia mi ha messo a dura prova, lo potete già vedere, cioè sono un po' un cicciottino. Sì. E qua continuerò, quindi insomma, dare sfoggio a tutto questo, ragazzi. Come potete vedere, abbiamo 8 bevande cassate. Tra l'altro, piccolo tips, posso. Vedete che la Fanta c'ha un colore diverso. Questo perché in ogni paese la Fanta viene fatta con l'arance che o importano, e soprattutto con l'acqua del paese. E angolo armadio, ovviamente vi invito a vedere, cioè tutta roba di Ambra, cioè c'è una cosa mia. È perché tu non le tiri fuori, sì, le cose. Devi appendere camicie. Scusa, perlata tra l'altro, sì, che non utilizzeremo mai. E che per i prima di noi non hanno utilizzato. Sì, e Ambra fa delle riprese, bella doccia, il bagno e tutto il resto. Ma siamo arrivati al punto forte, la stanza dove dormiamo, che non è neanche il punto forte, è vero, è il punto mezzo forte. Che questo è il letto, tra l'altro ieri avevamo tutta la scritta honeymooners, tutta roba, fiori, cose, cuoricini. Adesso vi faccio vedere la parte fondamentale, il motivo per cui siamo tutti qua è questo qui. Vieni Ambra, vieni, guardate che spettacolo ragazzi, guardate, abbiamo il nostro posticciolo, la nostra bellissima piscina e guardate il mare delle Maldive, che spettacolo. Queste sono le belle riprese secondo Ambra, attenzione. Dai, non mi metti pressione. No, non te lo metto, Perché sono belle queste inquadrature? Sì, qua ragazzi c'era uno squaletto, a quanto pare, a quanto dicevano la gente. Ieri sera, sì. Sì, ieri sera. Ci stanno pure i piccoli. Camatosca. Oddio, aiuto! Sembra The Blue Witch Project. Mike, che cerca di uccidere un calabrone. Ah, che bene essere, che top. Allora amici, intanto sentono rumori di bolle, vedete che bella vista, che buono essere, che top. Poi in realtà lì c'è la spiaggia e tutto, dice il mare infinito, un tizio che fa snorkeling. Non vedo niente perché c'è troppa luce, ma mi sa che sono talmente tanto bianco che rifletto. Noi l'anno scorso siamo andati a Dubai, però io in realtà volevo venire qui, poi però c'era stato il colpo di stato, perché a Maleto tipo ogni 2 settimane c'è il colpo di stato. Com'è l'acqua? Fresca. Ma come ci tocchi? Che blef! Faccio un'acrobazia. Vai. E perché fa gli urli il pesce tropicale? Faccio vedere come fa il pesce palla. Che è uguale a quello tropicale. Beh, basta che sei così e già pesce palla, Se lui si fa il bagno al mare, io gli mando in piscina a mollo. Questa ragazzi è la nostra casa da fuori. Siamo lungo un grande viale di palafitte. Ehi Miccia, dai, facci da guida, su. Insomma ragazzi, ma adesso ce ne andiamo un po' in piscina, perché Ambra... Sì, non è vero, in piscina, vabbè, tanto è una piscina. Ci andiamo un po' al mare. Allora, possiamo andare lì. Questi ragazzi stanno asciugando al mare. Comunque non è grandissima, tipo 500 metri per 200 metri. 600. Però è figa, vedete? C'è il percorsino, lì ci sono tutte le ville, quelle lì che ce l'hanno sulla spiaggia, che a posteriori non so se è meglio averci la palafitta.
Ragazzi, vi faccio vedere questo posto che è fighissimo perché siamo vicini al bar. Allora, se guardate da quella parte c'è tipo tutta la zona degli sport acquatici, quindi possiamo fare la banana, il moto d'acqua, è solamente divertimenti, quindi c'è il biliardo, il biliardino, pong, insomma tutte queste cose qui. In più dietro c'è il campo da tennis, mi pare, vero? Bar, ragazzi, lì si possono prendere degli snack, cosa che farò io adesso, e poi una super piscina con vista mare. Invece lì giù c'è il ristorante, quello lì, quello che vedrete su Foodlogger. Ah, ragazzi, un po' di relax in piscina. Dove Ambra? Ah, laggiù. Questa prima parte, ragazzi, c'ho la barba lunga, vabbè, i capelli purtroppo quelli che rimangono. La panza non ci posso fare niente, raga, perché so che tanti mi dicono: no, ma guarda che schifo, bu, 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 come se fosse una cosa importante l'aspetto esteriore. Guarda, nuoto, wow. Mazz, Baywatch. Chi sei? Pamela Anderson? Magari. Sì, magari, The Plastica. Magari perché così galleggiavi lo stesso. Vai. Ma non porta il costume, raga. Ah sì, io porto. Che succede? Un crampo. Ragazzi, è pranzo, guardate quanta roba. Allora, qui c'è frutta, formaggi. Qua c'è il gelato addirittura. C'è veramente qualsiasi cosa, vi potete sentire male qua. Angolo del pane, quindi pizzette, pizzine, pizzotte. Ma questi sono gli angoli che ci interessano. Poi dopo vediamo che c'è. C'è un tizio che ti fa la carne come vuoi. Lì giù c'era uno che ti fa la pasta. E poi c'è pure questa che non so chi è. Però ragazzi, è veramente bellissimo. Io continuo a fare video perché sono veramente stupito. Ah, è vero, c'è quell'animale un po' strano. Non vedo niente. Guarda quanto è secco. Ah, oh, magna. Beh, c'è un sacco da mangiare. Ah, ragazzi, c'è stato un attacco di pesci. Se sono imbizzarriti. Guardali, guardali. E pomeriggio, ragazzi, ci siamo venuti a fare un bagno qui su una piccola spiaggia, cioè in realtà sulla spiaggia dell'isola. Noi stiamo lì, però ogni tanto ci spostiamo. E se mi seguite su Instagram conoscete bene questa. C'è un piccolo problema di pipistrelli. Intanto i pesci come volano qua. Sono quasi le 5, però i pipistrelli cominciano già a venire. Ma sono robe, raga, sono delle bestie. Che sembra come di vivere sempre lo stesso giorno. È vero, ragazzi, che magari potreste correre il rischio di annoiarvi, però... È il rischio che abbiamo... Cioè, per una settimana... No, io non ce l'ho ancora sto rischio, cioè non l'ho ancora subita. Lo fa vedere come fa il pesce pappagallo? Ah, mi hai fatto andare al sole. Buongiorno, ragazzi, qui è l'alba, come potete vedere. Questi giorni ci stiamo sempre svegliando presto per godere di questo meraviglioso... Fa una cosa bruttissima. Sto percorrendo una via che mi porterà non molto lontano, se sbaglio. Se sbaglio non vedrete mai questo video. Vedete, oggi però purtroppo ci sono delle nuvole proprio lì. E quindi non ci fanno vedere l'alba. I francesi maledetti se ne stanno zitti. E c'è veramente tanta tanta. Faccio vedere la mia mogliettina spiaggiata lì. C'ha il costume sotto, perché sennò già ho visto, non ha visto niente, sta il costume. E niente, quindi Ambra, oggi che dobbiamo fare? A parte tipo 200.000 foto. Oh, comunque questo sarà il video con il peggior capello, della forma peggiore, pure se stiamo nel posto migliore, però raga. Cioè qua pure se te pettini diventano brutti i capelli. Comunque, facendo una passeggiatina. Ragazzi, voi direte: ah, vi state godendo il bel mare di mattina quando non c'è nessuno, no? E invece no, perché dobbiamo andare a fare un milione di foto a questo individuo. Ah, lo squalo, è lo squalo. È lo vivo, però sta nel fondo. Sto pezzo di fango, guardalo là. È timido, sta lì nel... come si dice? Esatto. Vi volevo portare insieme a me, però allo stesso tempo ho cercato di fare il meno possibile, cioè in modo tale da ricaricare le batterie e tutto il resto. È stata una cosa buona. Insomma, qui al resort internet non è che andasse molto bene, vero? Esatto. È stato buono perché così, ragazzi, mi sono un po' depurato. Ho staccato proprio da tutto. Sì, ho staccato ben bene la spina. Vabbè, quindi oggi ci facciamo il massaggio. Ieri, no, ieri, vabbè, comunque abbiamo fatto altre attività fighe, tipo snorkeling. Sì, abbiamo faticato tantissimo a fare snorkeling. Tu hai faticato. Adesso, ragazzi, però piove veramente forte. Diciamo che fa l'acquazzone e poi esce il sole. Acquazzone e poi esce il sole. Però è comunque uno spettacolo veramente incredibile. Tra quello spettacolo incredibile non ce lo fanno pure i nostri amici, visto che devono essere chiusi in camera per forza. Che poi questa storia ve l'ho già raccontata su Instagram. Che è successo? Praticamente stavamo qui belli a prendere il sole
che era uscito dopo la pioggia. E che è successo? Questi hanno cominciato. Non ve l'ho rimesso nel video perché poi dopo me lo segnalate. Gridate, oddio, ho sentito delle urla al buio, oddio che succede? Mamma mia. Luogo dove la gente viene per rilassarsi. Quindi se questi strillano se ne accorgono tutti. Mi sono tuffato, mi sono andato a fare il bagno lì al largo e mi sono messo lì bello davanti alla finestra loro e ho visto tutto, ragazzi. Posto vi ho già detto che sono due buste, quindi cioè non è che c'era sto grande spettacolo. Tra l'altro neanche di che stavano a fare i numeroni. Ci sono i bambini che fanno il bagno qua, ragazzi. Ma non voglio fare io il bacchettone, però va bene, lo famo tutti e viva e viva. Però insomma, se chiudono la finestra è molto meglio, eh? Chiudessero le finestre e le tende. Quindi niente, ragazzi, dobbiamo aspettare che succeda qualcosa. Ma noi, visto che siamo intelligenti, non ci frega nessuno, ragazzi. Noi oggi abbiamo prenotato il massaggio, quindi comunque noi dopo pranzo ce ne andiamo a farci fare un bel massaggino. Sì. Massaggio total body di 50 minuti. Mamma mia, super relax. Alcuni punti sono stati tosti, E poi queste facevano un sacco di pressione, facevano proprio tanta pressione. Per esempio a me mi dicevano: allora te stai rilassando, te stai rilassando, te stai rilassato, sei rilassato. Non lo capiranno, amici. Non avete capito, a me facevano pressione. Quando voi vedrete questo video vuol dire che io sarò già tornato al lavoro. Lavoro andato in pressione. Scherzo, ragazzi, YouTube non è un lavoro. Ciao mare delle Maldive, è l'ultimo giorno, me ne sto andando. Oddio, oh, sto calabrone maledetto. Questo è il fratello dell'altro. Tornerò alla solita vita di sempre. Però ho registrato un sacco di video che vedete nei prossimi giorni, quindi preparatevi. Io vi ringrazio, spero vi siate divertiti insieme a noi in questa avventura, questo viaggio di nozze. Appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti, ciao, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Mike Shosha. Tutti quanti amano. Mike Shosha.